Il mio robot preferito adesso costa 300 euro in meno. No, non vi sto parlando di uno sconto perché è proprio un altro prodotto che però è molto simile al mio robot aspirapolvere preferito e costa appunto 300 euro in meno. Quello a cui stiamo assistendo è un abbassamento dei prezzi per la fascia premium e sì, esisteranno sempre prodotti che costano 1500 euro, probabilmente non torneremo più indietro, ma per il 90% delle persone che cercano un prodotto non di fascia media, non un, un prodotto, non un flagship killer, ma proprio un vero prodotto premium, il prezzo si sta abbassando. E questo Dreamy L40 Ultra ne è la dimostrazione. Vi racconto tutto in questa recensione completa. Se non l'avete mai fatto, ovviamente iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanella delle notifiche. Allora, partiamo guardando da vicino, come sempre questo robot aspirapolvere. Cercherò di essere un pochino più veloce, ma lo sapete ogni volta che lo prometto, poi non sono mai fulmineo perché cerco sempre di dirvi tutto. Le mie recensioni voglio che siano eh, il più complete possibile. Poi lo so che nei commenti mi chiedete "Ah, ma non dici questo", io poi comunque commentate e cercherò di rispondere ai vostri dubbi robot circolare torretta lidar telecamera frontale all'interno del foro del paraurti telecamera frontale insieme ad altri sensori di prossimità e insieme anche a un led non più doppio ma singolo per illuminare il pavimento per illuminare la zona davanti a sé anche nelle situazioni più complicate quindi quelle un pochino più buie superiormente ci sono i soliti tre tasti fisici qua c'è uno sportello quindi un po' il ritorno se vogliamo dello sportello rispetto al contenitore al, um, alla piastra magnetica e dentro il contenitore c'è ovviamente questo che è il cassettino della polvere che vi faccio vedere è praticamente vuoto uh, non sono stato a pulirlo quindi per dimostrarvi che l'autosvuotamento funziona molto bene e gli ho fatto aspirare anche oggetti molto grossolani molto grossi uh, il robot appunto davanti ha una telecamera frontale una telecamera ma la parte più interessante è qua sotto perché perché qua sotto abbiamo un po di cose appunto interessanti scusate la ripetizione partiamo dalla spazzola centrale che qui nello specifico non stupisce particolarmente è una spazzola in gomma che ha trattenuto devo dire poco i capelli quello che è veramente interessante è che Dreamy include all'interno della confezione anche la sua Spazzola Tricat, che è una spazzola da una cinquantina di euro venduta altrimenti come accessorio, che ha delle lamelle all'interno di questa parte qui zigrinata che va a tagliare i capelli e i peli che rimangono impigliati qui per far sì che non siano più impigliati, che vengano poi aspirati e quindi meno manutenzione possibile in assoluto. La soluzione doppia è ottima perché questo ha un limite e sono i tappeti quelli a pelo lungo, anche se qui la grata è molto fitta, quindi devono essere tappeti a pelo lungo, ma anche come una... Con delle frange molto sottili perché questa possa mai eventualmente danneggiarli. E qui davanti, lateralmente, questa è una differenza rispetto a L20 Ultra della precedente generazione. Non c'è stato un 30 in questo caso eh, particolare, particolare eh, nel, nel mezzo, e abbiamo qui questa spazzola che si può estendere verso l'esterno. Ehm, ovviamente non, non si muove in questo caso, no, ovviamente no, perché in realtà altri lo fanno, se lo tiro con forza, eh, si estende verso la parte esterna per arrivare a pulire molto bene Gli angoli e questo risolve il dubbio di tutte quelle persone che mi dicono: Eh, ma io ce l'ho un robot a spilapolvere, ma non pulisce bene gli angoli, li devo pulire a mano. Eccola qui la soluzione: il braccio che si estende. Sotto abbiamo i panni, panni che sono molto molto interessanti perché ve lo faccio vedere a faccia in giù. Perché? Perché questi panni intanto eh, si estendono, anzi, si estende singolarmente sul lato destro. Quindi può andare a lavare il, eh, i mobili e il muro molto vicino grazie a questi panni, ma eh, c'è anche una funzionalità chiamata mi pare RoboSwing swing che fa, diciamo, scodare il robot avanti e indietro con il panno esteso vicino ai bordi. In questo modo andate ad avere una pulizia fantastica, per esempio, eh, vicino a quei mobili che sono molto bassi, in modo che il mostro riesca anche a andare qualche millimetro proprio sotto al mobile. Veramente geniale, altra cosa: i moci si sollevano di 10,5 mm se non sbaglio, quindi per non bagnare i tappeti a pelo. Corto, ma se avete tappeti a pelo lungo, i moci si sganciano da soli, rimangono in base, poi vengono riagganciati quando servono. E quindi potete andare ad aspirare i vostri tappeti a pelo lungo, oppure, devo essere sincero, tutti i tappeti. Io tappeti a pelo corto, ma ho preferito far sì che lui lavasse casa e poi tornasse ad aspirare i, i tappeti da soli, ma senza i moci sopra. Insomma, un kit veramente molto molto completo per la pulizia. Come aspira, come lava, come naviga lo spazio, naviga lo spazio in modo eccellente. Posso dire che vi dirò un sacco di banalità, perché eh, vi dirò le cose che ho detto anche per L20 Ultra o L10 Ultra addirittura. E qui stiamo incrementando anno dopo anno, ma eh, comunque stiamo andando a perfezionare una pulizia che era già molto molto buona. In termini di potenza di aspirazione 11.000 Pascal che è un po' meno di X40 Ultra ma posso dirvi è la potenza massima che viene erogata in certe situazioni quando trova sporco grossolano oppure quando sale sui tappeti. Eh... La differenza c'è, perché non voglio dirvi che non c'è, altrimenti sarebbe inutile l'esistenza o l'aumento di questa potenza di aspirazione, ma è poco percepibile se avete una situazione in casa, diciamo, normale. 11.000 Pascal, anche se avete animali, anche se avete tappeti, è comunque una potenza ottima, si adatta in automatico, appunto sui tappeti aumenta, sullo sporco grossolano aumenta. Uh, la, il lavaggio molto bene, acqua calda a 65 gradi per il lavaggio dei panni, non quella che viene messa all'interno del serbatoio per uh, bagnare poi continuamente i panni. Poi lui torna ogni tot, ve lo farò vedere nell'applicazione, a lavare questi panni in modo che. Non siano troppo sporchi, non, non si continui a lavare lo stesso pavimento con dei moci che sono ormai sporchi e quindi lui torna ciclicamente a riempire il serbatoio, lavare questi panni e poi la base si occupa di risucchiare l'acqua sporca e, cosa molto interessante, verifica se quest'acqua sporca è molto sporca e in quel caso rimanda il robot a ripulire di nuovo delle zone che aveva già pulito e che sono state considerate comunque un po' troppo sporche, un po', diciamo, tra virgolette, a rischio. Um, quindi un sistema di lavaggio completo, questo dei moci che fa una leggera pressione sul pavimento, ovviamente quando il mocio si estende lascia una parte centrale non lavata ma ritorna affinché quella parte venga lavata uh, e lava molto bene vicino ai bordi uh, come vi ho detto grazie al sistema di cui vi parlavo. Per quanto riguarda la navigazione non vi ho parlato del riconoscimento degli oggetti che è molto buono ed è... Veramente in tempo reale, nel senso che se provate a gettargli un oggetto davanti all'ultimo secondo, lui lo riconosce e si interrompe. Potete farlo stare alla larga dalle cucce del ca, da, da, dalle lettiere dei gatti, cani eh, oppure da, dal cibo degli animali. Eh, se volete, potete anche sfruttare la fotocamera frontale che, se riconosce il vostro animale, vi manda delle foto. Insomma, veramente un pacchetto stracompleto e fa tutto. Bene, dal punto di vista di appunto di aspirazione e lavaggio, non ho veramente niente da dire, niente da dire neanche sulla navigazione nello spazio e niente da dire neanche sul riconoscimento degli oggetti. Praticamente vi ho detto tutto quello che c'è da sapere. Riconosce anche i liquidi e se volete, può evitarli per situazioni particolari. Eh, per esempio, qualcuno mi diceva: per il rigurgito dei gatti. Io non ho potuto testare questa funzionalità, però devo dire c'è anche questo nella impostazione. Questa è l'applicazione di Dreamy e questo è quello che viene mostrato nel momento in. Qui entrate nell'applicazione, quindi l'ultima pulizia che è molto interessante. Il grafico mostra molto chiaramente che cosa ha fatto. Vedete qui, per esempio, c'è una pulizia di un tappeto, ma eh, praticamente ci è tornato solo successivamente. E possiamo vedere appunto anche la divisione istanze qua sotto nella parte bassa c'è la possibilità di disabilitare il clean genius che però è una funzionalità che secondo me da sola vale assolutamente eh, tutto questo software sostanzialmente fa tutto da sé e decide. Come deve pulire la vostra stanza, con quali impostazioni, stanza per stanza, eccetera, eccetera. E c'è l'opzione qui che io ho abilitato di pulizia profonda, ma non è indispensabile. Potete tranquillamente tenere attiva la eh, versione standard. Su personalizza c'è il menu, quello che conoscevamo di qualche anno fa, quindi. Con, potete scegliere se aspirare, lavare, fare entrambi, fare uno e poi l'altro, il livello di potenza di aspirazione, il livello di umidità del panno, addirittura fra 32 livelli diversi e ogni quanto volete che il panno sia lavato in base per area, andando a modificare l'area per tempo oppure per singola stanza. Posso dire che se non avete esigenze particolari Clean Genius rimane perfetto, anche perché se volete pu pulire una singola stanza o una singola zona, qua sotto ci sono comunque le opzioni, qui per esempio posso pulire studio, e corridoio oppure andare a pulire zona e andare vedete qui a scegliere qual è la o le al plurale zone che volete andare a pulire in basso fate, la, fate partire la pulizia premendo su base ci sono tutte le impostazioni relative alla base qui il tasto appunto per forzare lo svuotamento per forzare il lavaggio o per forzare l'asciugatura in questo caso sta asciugando quindi forzerei l'interruzione dell'asciugatura tappando sul simbolo della mappa eccoci qua abbiamo Uh, qui lo vedete uh, tutte le impostazioni per andare a modificare la mappa, il nome delle stanze, il tipo di pavimento, uh, zone vietate, uh, muri virtuali potete posizionare dei mobili per poi fare la pulizia so solo vicino ad alcuni mobili novità, uh, la soglia rampa virtuale che non è una novità assoluta ma è comunque una novità diciamo abbastanza recente voi dite dove è posizionata una soglia e in questo modo lui andrà ad um, approcciarsi in modo o a ignorarla o, scusate, a usarla come muro virtuale oppure a scavalcarla eh, perché spesso queste soglie si riescono a scavalcare bene da parte del robot se eh, vengono affrontate non davanti ma in diagonale oppure il disegno di una tenda se avete tende che arrivano a toccare il pavimento può essere molto comodo disegnare dove sono posizionate per evitare problematiche poi potete mostrare eh, i mobili potete andare a mostrare la mappa 3D funzioni che secondo me non sono poi particolarmente utili se andiamo a scavare nelle impostazioni c'è veramente il mondo Mondo. La cronologia di pulizia, che è una versione estesa di quello che guardate prima. E tra l'altro, vedete, potete tappare su un singolo elemento e avere un'indicazione con foto di che cosa ha riconosciuto. Per esempio un cavo. Quindi voi dite: Mh, vabbè, quel cavo lì lo posso sistemare meglio la prossima volta. Così pulisce di più e andare a massimizzare la pulizia. Andare a creare delle eh, programmazioni per la pulizia che possono essere ripetute anche dal lunedì al venerdì, cosa comoda che non tutti offrono. E come devono essere puliti e dove deve essere pulito, insomma, tutto quello che serve per replicare davvero una pulizia programmata efficace. La pulizia dei tappeti, io ho scelto di far staccare i moci, potete scegliere anche, anzi, di default sono sollevati, aspirazione e lavaggio, evitare i tappeti oppure ignorare, quindi lavare pure i tappeti. Io ho scelto di andare poi, ve lo faccio vedere, ve lo faccio vedere. no, non mi ricordo in che posizione era, ma non qui di andare a lavare tutta la casa, poi lasciare i moci e andare a pulire. Eh, I tappeti, aspirare i tappeti. Qui potete invece scegliere l'opposto di pulire prima i tappeti e poi, ovviamente, l'aumento di potenza. Il mop extend, quindi il panno che si estende al lato con tutte le sue impostazioni, eh, a tutte le altre impostazioni di pulizia dei pavimenti, potete anche pulire nella direzione del pavimento. Di funzioni laboratorio interessante l'ultima, quella di aumentare la, la, la potenza se riconosce che ci sono oggetti più grossolani. Nel mio caso, il cartone del tiragraffi del gatto è molto comodo, avere queste opzioni. Le opzioni della base. E qui vedete che è, è possibile scegliere, per esempio, se il lavaggio deve essere leggero, standard o profondo e se la temperatura dell'acqua deve essere normale, delicata, tiepida o calda. Quindi i 65 gradi che dicevamo. Insomma, tutte le opzioni di cui potreste davvero aver bisogno. Applicazioni così sono veramente al top. Vi parlo ancora un attimo di questa base di svuotamento e di ricarica e di lavaggio uh, è decisamente più piccola di quella di L20 Ultra. Questa è la differenza, secondo me, più grande rispetto a L20 Ultra. Sì, c'è il braccio che si estende che L20 Ultra non aveva, ma secondo me la base più compatta è veramente la svolta. Non è piccola come quella di L10, per esempio, ma è diciamo tornata a dei valori ragionevoli, non è più quella monolite gigante in cui tra l'altro lui riusciva a entrare tutto, giusto per capirsi. Qua dentro se apriamo questo scompartimento abbiamo il sacchetto della polvere che vi permette appunto di eh, aspirare tutta la polvere qua dentro ma abbiamo anche il contenitore per il detergente. Detergente che è incluso in confezione e che però non si installa direttamente qui va versato nel contenitore. Cosa vuol dire? Vuol dire che potete usare il detergente che volete. Quindi ehm, qui abbiamo una Dreamy che non vi obbliga a usare soltanto il suo detergente. Sul coperchio superiore ovviamente... Ve lo potete immaginare, abbiamo i contenitori dell'acqua, questo poi lo chiuderò per bene con calma: 4,5 per quella pulita e 4 litri per l'acqua sporca. Rispetto al passato, eh, come anche per altri robot di cui ho parlato di recente, il consumo di acqua è aumentato, eh, utilizzano più acqua eh, per, per lavare e per lavarsi, probabilmente eh, di più in quel frangente lì. E quindi tenete in considerazione che ogni. Per una casa, insomma, di dimensioni medio, medio-grandi, ogni tre lavaggi, quattro dovrete probabilmente andare a riempire e svuotare, forse anche ogni un pochino più di frequente. Eh, cosa non vi ho, di cosa non vi ho parlato? Non vi ho parlato della pulizia della base, che è forse... Allora, ha un sistema, anzi non anticipo, questo l'ho pulito pochissimo, quindi ve lo faccio vedere sporco, perdonatemi, però almeno mi dà la possibilità di mostrarvi qual è lo stato di questo dispositivo dopo un paio di settimane di utilizzo molto intenso, quindi c'è dello sporco, sicuramente andrebbe pulito e probabilmente l'avrei pulito fra un'altra settimana, c'è un sistema di autopulizia, quindi quando vengono lavati i moci questa rotellina fa ruotare anche queste spazzole che lavano la base qua sotto. Nel complesso è buono, ma è forse l'unico ambito in cui in futuro mi aspetto qualcosa in più. Per farvi un esempio, ora ho un po' bagnato perché aveva appena finito una pulizia, vi faccio vedere, levo giusto un po' di gocce. Come la parte qui di questa, di questa base, di questa rampa per salire sia un po' sporca. Per fortuna la parte che è più sporca è quella centrale, dove probabilmente c'è la spazzola centrale, quindi sostanzialmente con un panno veramente in un secondo lo pulite. Qui, in totale onestà, non l'ho fatto semplicemente perché? Perché volevo farvelo vedere ed essere completamente trasparente. Non direi che è un vero difetto, perché rispetto anche al passato queste basi si lavano mille volte meglio in totale autonomia, è semplicemente un ambito in cui c'è. Del margine di miglioramento, ecco, e questo era quasi tutto quello che avevo da dirvi su L40 Ultra di Dreamy. Vi devo parlare ancora dell'autonomia. Così come l'acqua, anche l'autonomia è cambiata nel tempo perché il tempo di pulizia è aumentato. Visto appunto che, se abilitate tutte le funzioni come ho fatto io, per esempio, io avevo abilitato anche il lavaggio intensivo, avevo abilitato la funzionalità che lo fa scodare per pulire vicino ai mobili. Ecco, in quel caso lì, una casa di 100 metri quadri nel suo completo ci vuole anche fino a due ore. Se impostate veramente tutto al massimo, per esempio, io avevo impostato di tornare indietro, lasciare i moci e pulire i tappeti. Altri. Altrimenti siamo su circa un'ora e 40, che mediamente è più di quello che ci voleva in passato. Eh, però devo dire, secondo me, ancora assolutamente nell'ambito eh, nell della perfetta coerenza. In termini di eh, autonomia, cioè di quanto si può lavare, siamo attorno a una casa di 200 metri quadri, dopodiché, lui deve necessariamente tornare alla base, ricaricarsi e poi eh, ripartire. Quindi è il mio nuovo robot preferito? Beh, Vi mentirei se vi dicessi di sì perché. X40 Ultra esiste ancora e ha quelle due funzioni, magari in più, che forse non utilizzerà nessuno rispetto a questo, però mi viene da dire che questo è quello che vi consiglierei, questo è quello che io vi direi di comprare. Il prezzo è sceso di ben 300 euro, è praticamente quasi lo stesso robot, ma costa 300 euro meno. Si parla di 1199 euro. Sono sicuro che qualcuno magari dalla premessa sperava che costasse un po' meno. No, le cifre sono alte, le cifre sono da premium, ma ci stiamo quantomeno un po' allontanando da quei 1500, che devo dire sono abbastanza spaventosi per chiunque. Eh, è già stato scontato a 1199, secondo me eh, presto con tutte le giornate di promozioni da qui a Natale che ci saranno e anche dopo continuerà a scendere sotto anche i 1000 euro, secondo me questo è veramente un bel investimento. Io lo sapete, sui robot spirapolvere non consiglio di risparmiare troppo, non consiglio di spendere meno di 400-500 euro, anche se so che molti vorrebbero. Quindi diciamo che in quest'ottica un robot da 1000 euro non è un robot che costa 10 volte quelli economici, è un robot che costa, che costa diciamo il doppio. Ma qui abbiamo veramente tutto. Eh, abbiamo l'acqua calda, abbiamo l'asciugatura di cui non vi avevo parlato, avevo il mocio che si estende, che si solleva e che si sgancia, il braccio che si estende, due tipi di spazzola tra cui quella che taglia in automatico i capelli, una potenza da 11.000 Pascal, un'app completissima, un sistema per dosare in automatico il detergente e praticamente non ha difetti. Quindi sì, questo secondo me se ve lo potete permettere perché non costa assolutamente poco, è il robot aspirapolvere top di gamma che dovreste comprare. Grazie per essere arrivati fino a qui, se non l'avete mai fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, disclaimer finale, questo sample di Dreamy L40 Ultra ci è stato inviato da Dreamy che però non ha potuto vedere questo video in anticipo, non ha potuto fornire assolutamente nessun input editoriale e non ha fornito un compenso economico per la realizzazione di questo contenuto. Grazie ancora una volta e noi ci vediamo a un prossimo video.